giocatore. A parte Jensen, il suo mancino ricevuto bene da Pesaresi, poi porra a cercare la palla e Bijaschi. Tutto lo stesso Jaschi. 2-1, nuovo vantaggio Allianz e Ishikawa al servizio, prova a spingere lui. Non benissimo Mozic, poi cercato ancora Jensen all'attacco che sfonda le mani di Pesaresi. Viene sta partita qua proprio. Adesso serve spirito. Riceve Pesaresi un po' corta, poi subito il primo tempo di Matteo Piano. Grande intesa con Porro. E allora 6-5 e Asparuov dai 9 metri. Sempre a mettere in difficoltà Pesaresi, poi Porro cerca questa palla per Ishikawa che chiude una diagonale superba. Infatti era solo semplice invasione che prova le 9-8, poi Jensen forza questa volta il servizio in difficoltà, Milano che riesce comunque a tenerla in gioco con Porro. E poi Ishikawa, ma cosa ha tirato fuori dal cilindro il giapponese? Bravo Ishikawa, ma applaudirlo per ora. A servizio adesso Bartelle Michine Nies, bella palla a scendere, contenuta altrettanto bene da Asparuov, poi il sinistro di Jensen che ha Jaschi al servizio. Fa forte il nativo dell'Illinois, se lo contiene bene Bonami, poi spirito e qui gran palla per Zanò. Dall'altra parte serve Nikolic. Ancora col suo movimento particolare che inganna Pesaresi, questa palla che stava funzionando il servizio di Nikolic. Vediamo cosa ha in mente Stoichev. Piagni, il suo flot, ricevuto da Pesaresi, molto bene, palla in mano a Porro, primo tempo di Piano. In qualche modo ci arriva Mozic e la tiene viva Genie. Mamma mia, qui gran salvataggio del numero 9 di Verona. Milano però può ricostruire con Ishikawa e lo fa bene, chiude il punto. Puoi togliersi la tuta perché l'unica cosa che può fare adesso è dei cambi. Intanto quel servizio di Jaschi, buona la ritenzione di Verona, attacca Jensen e qui bravissimo, lo sappiamo. Eccolo questo servizio morbido, ci arriva comunque Ishikawa, poi Porro sulla rete, ci arriva spirito in tuffo. Bonami in bagger, il muro a 3, poi la grande copertura, il tuffo di Pesaresi. Ishikawa prova a chiudere sul muro a 3 che tiene viva, poi sì, riesce ancora Mozic a tenerla viva. Milano deve ricostruire per la terza volta e questa volta si tracotanza Yuki Ishikawa. Parte il numero 8. Ma Maiocchi molto forte, trova subito una palla che mette in difficoltà Verona e infatti finisce out e quindi entra per questo Matteo Maiocchi. Ancora Matteo Maiocchi in battuta. Ancora palla a spiovere, in tuffo ci arriva Bonami, poi spirito a cercare ancora Mozic e adesso è on fire. Parte il numero 12 di Verona. Questa palla set, va subito forte, Ishikawa lo contiene, palla in mano a Porro che cerca Jaschi, poi ancora Porro, grande copertura, poi Patri Morbido, ci arriva Bonami, poi la palla tocca. Era piazzato benissimo anche stavolta. Adesso servizio tagliato di Cinanese, ci arriva in tuffo proprio Mozic, Jensen costretto ad attaccare in corsa e Jaschi di 3 pari a servizio Uroš Nikolić. Ancora su servizio molto particolare, questa volta contenuto bene da Pesaresi, poi deve attaccare Jaschi, nessuno è andato a coprire la parte di fondo campo. Un servizio di sicurezza dopo il time out, ma l'ha fatto peggio di quello che così non si poteva fare. Adesso qui la ottima ricezione di Asparuov, poi brava Verona a tenerla viva e questa volta però il muro di Barthélemy Cineniese. Forse. Adesso si può giocare, serve il giapponese sulle mani di Asparuov che non contiene il servizio di Ishikawa. Ehi! Tenuta d'occhio fino alla fine da Patri. Adesso 12-11, serve Cineniese, facile per Asparuov, poi arriva Jensen che spara un missile. Sempre in parallela 5, attaccare dai 9 metri in zona 5, proprio sul nuovo entrato. Ha provato ad andare lì, ma ha trovato Mozic che in qualche modo si è opposto. Poi il camerunense prova il primo attacco fermato dal muro. Deve regalare la free ball Verona. Vediamo come la gestisce Milano. Con la palla per Jaschi, il camerunense ancora riesce a salvare. E la palla torna nel campo di Milano. Ancora Jaschi che questa volta va col tocco morbido sulle mani del muro. Riesce a prenderla. Adesso 17-13, serve spirito, prova a forzare un po' il servizio. Lo fa bene, Milano un po' in difficoltà. Poi arriva Jean Patry che la mette sulla... E vediamo, sul 18-15, servizio ancora di una in baina. Riceve Pesaresi, palla in mano a Porro che cerca ancora Ishikawa. Questa volta Yuki Ishikawa, anche con un po' di errore, è riuscito a mantenersi adesso con un cuscinetto di sicurezza tra sé e Verona, che adesso riceve bene questa palla di Piano e manda il solito Jensen in aria. 3-19 a servizio Jean Patry.
Fa forte il francese, male Modric, ace del numero 9 la volta, non in serie. E qui arriva subito l'ace però di Verona, non era una Zanzara, non era. Ancora Ishikawa, bravissimo Bonami a tenerla alta, spirito a cercare subito Asparov che cerca di vendicarsi per il challenge precedente, ma si prende un... Mentre Ishikawa si prepara sempre dai 9 metri. Tagliato, troppo facile però per Modric, tutto facile per Verona, con una palla... Come bene, quindi riesce a tirarsi dietro il centrale. Adesso vediamo come contrattacca Verona con Jensen, il mancino di Jensen che ha Jean Poitry pronto al servizio, va il francese, prova a forzare, trova un grande ace con una palla che spiove, con una traiettoria molto molto bella. Zona di conflitto tra Bonami e Modric. ...16-17, serve cortesia, riceve male Pesaresi, allora Milano regala un punto a Verona. Potrà dare più inventiva alla regia di Verona, quando siamo sul 22-20, con Patrick serve forte, la palla è un po' lunga, non ci può arrivare Rafael, e allora subito lo slash di Milano che fa 24-20, set point per l'Allianz Powerball e Milano, nelle mani di Jean Patrick che prova a forzare, Bonami la tiene, poi Modric a cercare dall'altra parte Jensen che deve attaccare... morbido dal centro del campo, Milano ha una chance adesso per chiuderla con Jaschi, non trova il campo ma trova il tocco del muro avversario. Vanno fuori di 3-4 metri che non sono adesso... servizi veramente sbagliati. Dall'altra parte serve Sinenies, fermato bene e allora contrattacca. Riesce a fare un punto. Esatto, qui intanto il float di Matteo Piano che manda un po' in difficoltà Bonami, alla fine deve attaccare Modric da lontano. Milano la gestisce bene, poi alla fine deve attaccare Ishikawa sulle mani del muro, money out del giapponese, 7-6. Patrì in posto 4. E qui un'altra palla come quella del primo set e Milano addirittura avrà la seconda chance per chiuderla. Porro a cercare Ishikawa, scelta buona perché Ishikawa... C'è un altro che ha un servizio molto particolare a spiovere. Eccolo che scende, infatti Ishikawa riesce a darla molto tesa a Porro, poi la palla rimane nel campo di Milano dopo il tocco del muro di Verona. Deve andare Patrick con la palla morbida, ci arriva in qualche modo Nikolic, ma la palla alto. Sono 5 punti di svantaggio per Verona che deve reagire ora, ci prova con Modric e questa volta ha sparato il suo float. Pesaresi sulle mani di Porro, poi attacca Patrì, Pesaresi in gran tuffo, Patrì la tiene viva, deve regalare la free ball però Milano. Vediamo come la gestisce Verona, una mano, spirito, sempre per Modric. Parte il numero 9 e trova l'ace su Wunenbaina e allora Jean Patrì chiude il match.